Sarvata proprio a Femicina Bar a Roma. Quando arrivavo dopo, prima di arrivare, mi so pensavo di venire dopo a fare gang. Quando sono arrivato a Roma, mi sono pigliato un treno, sono arrivato a Napoli. Mi sono pigliato un treno, sono arrivato a Bari. Poi sono uscito da fare gang, tranquillo. Faccio 8-9 ore la day. Però le da fare, quando ognuno vuole fare gang, nessuno fa che va bello. Basta che fate, basta che prendi le tre, scrivi l'importante. Quanti anni hai ancora? No, 2-3 anni ancora. Può darsi che mi è uscito proprio un paese mai. E come pare a parlare barese? Sono arrangiato da solo. Mi è piaciuta la parlata. Mi è piaciuta la parlata. Mi sono arrangiato solo a parlare la parlata barese. Non ho mai avuto nessuno. Del fish? Sì, un po' di fish. Ma è meglio parlare il barese o l'italiano più cristiano? No, da parlare prima l'italiano. Se uno non sa parlare italiano, non sa parlare il barese. Però quando uno sa parlare il barese, è bello perché i cristiani se lo guardano come parli. Uno come me parla il barese, dice, mo, è bello, cioè. Qualcuno dà fastidio però. Ah sì? Sì, qualcuno dà fastidio quando si sente parlare. Dice che tu non parli buono, non puoi parlare la parola da noi. La gelosia da sé. E come ti chiama la bar? A bar, Franghin. Tutte le vanno, Franghin. Franghin du Senegal. Franghin du Senegal. Diciamo una Franghin, tutte le vanno. Che mestiere fece, no? Sono ambulante, marcia ambulante. E si vende? Insomma, si arrangia un po'. Arrangia. Dice una bar, è un wanda. Ti posso domandare quando si finge, quando guadagna? No, dipende, quando si faccia la giornata, dipende, perché quando uno vende, basta che si sono marcati nella roba bella. Non si sa, posso guadagnare qualche cosa, posso non guadagnare niente, capito? Quello fatto. Tal mi piace perché mi piace come paese. Pure le persone sanno quello che perché mi piace do in Italia. L'Occidente che do mi piace perché c'è qualcosa che mi piace e qualcosa che non mi piace. Cioè ti piace? Che mi piace che un paese che si giuna possono faticare sempre a lavorare. Lavoro ci sono. Quando uno vuole fare buono, è buono te lo trovi sempre, da tutto le vene. Però c'è certe cose che non mi piacciono, non lo voglio neanche vedere. Che cosa? Perché si fanno qualche volta le puttanate che si fanno, a noi non si fanno così, si fanno vedere come le femmine dau, si fanno vedere tutti le corpi a mezza strada. Quando io si faccio Ramadan, certo dau, mi dà veramente fastidio. Perché non mi piace, non me lo voglio guardare dentro la femmina, è nudo. La mentalità. Troppo aperta. Troppo aperta. Sì. E pensi che questo produce casino? No, qua no, non credo. Sì, ma no, tranquillo. Quando ognuno lo vede, te lo posso vedere, ma non lo posso toccare. Te lo vedi e avas. E va bene, buono, le mogliere, io tengo due mogliere. Sì. Allora, due mogliere sono tutte dentro la casa. Dentro la casa sono tutte due. Però la gelosità ci sono sempre, uno sopra l'altro. Sono gelosi. Quando uno è musulmano, perché quello di cristiano non se lo frega nulla. Però uno è religioso,
alla la camara non le dà fin. Quando si trova una brava, una buona che si vuole sposare, le porta si sposare in zio. Però quando uno, uno deve fare come vuole, però quando tu segui la religione a te, come si dice, non si deve fare la camara, deve fare tutte le misure legali. Uno come me si facciano per la camara dopo. Purtroppo, perché la vita e la tutti non possono essere uguali. Silvio, ti piacciono i femmini italiani? Beh, come no? Sono buono, sono belli che da femmini italiani. Sono belli da avere. Ma sono meglio gli italiani o gli africani? No, va bene, sono belli tutti e due. Sono belli tutti e due. Basta che si trovi uno che ti voglia bene. Quello è l'importante. Ma ti corteggiano gli italiani? Succede? Succede qualche volta, perché no? L'Africa mi piace soprattutto la natura dell'Africa, che è bella calda. Quando uno nasce in un paese caldo, si piace sempre un paese caldo. Mi piace perché sono africana, mi piace come siamo africana. Come sei? È perché siamo Senegal, non perché sono senegalese, ma Senegal sono bravo, sono molto bravo. I tuoi amici in Senegal, i tuoi parenti, tua madre, ti hanno invitato a non arrivare in Italia, a non partire in Italia, cioè non perché si privavano di te. Avevano paura che quando io arrivo da non torno più al paese mai. Invece che io prima di partire da avevo intenzione di fare di gare. Facevo tre, mi lascio il paese, vedo la famiglia, mi piace stare con la famiglia. Però i genitori sempre si pigliano una paura. Si pigliano una paura che quando tu ci arrivi da quando tu ci arrivi da e non torni più un paese. C'è a fede quando tu a fatica. C'è cosa? Ti un progetto. Giso, fatica, gomito. Capito? Pure un problema. Invece che io avevo intenzione sempre che vengo da e ci sciutare da te. Faccio avanti e indietro. Quando ci telefoni? Io due volte alla settimana. E che ti dici che lavoro? E dici come stai? Sei buono? Cosa fai? Quando devi venire? E dici le figlie, dici papà quando devi venire? Ti voglio sempre a vedere, ti voglio sempre a fianco. Dici che mamma viene, non ti preoccupa per me che mia mamma viene. Ma tu spingeresti i tuoi figli a partire con te? No, non lo penso proprio. Io, come soffro di dolore, no, non voglio che i miei figli fanno come me. Nessuno dei miei figli deve venire qua in Italia. Io voglio che devono stare là, stare bene. Ma non qua, perché ognuno è il suo paese. Papa Maria Menuhin, Papa Teh.